Giovanni Uffa e Daniele Tumminello. Abbiamo meno di mezz'ora da parlare, 25 minuti, e quindi vi prego di essere molto concisi. Cercheremo di rispettare interventi. I tempi. Abbiamo allora, già Tony Franco in un certo senso ha anticipato gli argomenti. Daniele Tumminello è stato eletto nuovo segretario comunale del PD di Cefalù. E Giovanni Uppa invece settimana scorsa è stato protagonista lunedì, diciamo, di come dire, una sua scelta impopolare, delicata, importante che è stata importante per il Consiglio Comunale, non c'è dubbio, forse lui dice impopolare, devo dire, ecco, non so da chi cominciare, io direi temporale. Prima parlavo con Giovanni Uppa. Direi una scelta va spiegata forse. Ecco, è già stata spiegata in consiglio comunale. Tu hai fatto un preambolo durante il tuo prima del tuo intervento, quasi volendo cercare una giustificazione o di essere scusato da chi ti ascoltava, no. O almeno io ho avuto questa impressione. Vuoi dare la spiegazione come mai tu... Che fai parte dell'opposizione, praticamente hai fatto una scelta che praticamente in un certo senso, attenzione Daniele, che qua è buttare il caffè in diretta sul tavolino. Io sono stato non Daniele, Salvatore, scusa. E qui, allora, cioè, vogliamo spiegare di nuovo, il nostro dottore, certamente il tempo però è quello che è. Sarò brevissimo. Intanto buongiorno a tutti e mi permetta preliminarmente di fare i miei complimenti a Daniele per la sua elezione a segretario cittadino del partito e gli voglio augurare i migliori auguri di un buon lavoro. Grazie, e spero che con lui il Partito Democratico possa crescere veramente. Grazie. Ciò detto, io non ho quella sera mi sono allontanato dall'aula non prima però di spiegare le ragioni, certo, del mio allontanamento, e il fatto di averle spiegate mi dispiace se qualcuno le abbia interpretate nel senso di cercare di dare una giustificazione o assolutamente, io ritengo che questo sia stato, se non altro, come dire, un gesto di coerenza col modo mio di fare politica e di intendere l'opposizione, mio e del gruppo che rappresento, che è il Movimento Controvento. Noi sin dall'inizio abbiamo sempre detto che avremmo fatto e avremmo preso le scelte, le decisioni più positive e propositive per la città, nell'interesse della città. Non certo nell'interesse degli interessi personali o di interessi ed equilibri politici, questo non ci interessava. Ecco, la scelta di quella sera è stata una scelta per la città. E non ho parlato prima di allontanarmi per giustificare il mio allontanamento, ma proprio per essere trasparente. Perché la gente doveva sapere il perché io mi stessi allontanando dall'aula. Non certo per paura di perdere una poltrona, che di poltrona nel senso negativo in cui oggi la gente intende le poltrone politiche, ha ben poco. Perché consigliere comunale, l'ho detto in consiglio e lo ripeto, non prende indennità tali per le quali diventa difficile, come dire, scollarsi alla poltrona di consigliere comunale. Non gestisce poteri, così come oggi in televisione si sente dire che può muovere questo o quel posto di lavoro, che può come dire, decidere le sorti di questo o di quella persona o di quel gruppo cittadino. Assolutamente. Consigliere comunale è un soggetto che si mette a servizio della città e cerca, nell'interesse della città, insieme ai suoi colleghi consiglieri, ognuno per la parte che eventualmente rappresenta, di poter dare un indirizzo alla vita della città che rappresenta e che si trova ad amministrare. Scusa, Valenzi, è che a differenza dei deputati, cioè di chi sta a Roma, si è andato a cercare il voto uno dopo l'altro. Sì, cosa che sicuramente, non ci sono sistemi proporzionali, qua c'è voto per voto, consenso bisogna per consenso, scrivere il nome, quindi, nemmeno stampato, quindi per cui proprio... Il fatto di essermi allontanato è stato dettato dal fatto di togliere e di eliminare quella situazione di stallo che stava diventando, secondo me, pericolosa per la città in quel momento. Se non fosse passato il bilancio quella sera, la conseguenza sarebbe stato il commissariamento del Consiglio Comunale, l'approvazione del bilancio da parte del commissario, certo, e il successivo scioglimento del Consiglio, certo, Comunale, lo so, non dell'intera amministrazione, sindaco e assessori compresi. Perché dico questo? Perché per la parte politica che mi riguarda, se la conseguenza fosse stata non si vota il bilancio, tutti a casa, rifacciamo le elezioni a partire dal sindaco, tutti, probabilmente non avrei preso questa scelta. Per la parte politica che rappresento, probabilmente avrei deciso di non votare il bilancio, non farlo votare e sciogliere l'intera
amministrazione comunale, quella poteva essere una mossa politica e poteva avere un senso, ma nel caso di specie se ne sarebbe andato a casa soltanto il consiglio comunale, sarebbe rimasto il sindaco e la voce del popolo, hai detto bene, e se ne sarebbe, e sarebbero rimasti sindaco e giunta per sei mesi, qualcuno dice no, beh, è quindi, un commissario, è un commissario a rappresentare il consiglio comunale. Questa secondo me sarebbe stata una cosa negativissima per la città, perché al di là delle scelte politiche che prendono un sindaco, là rimaneva un sindaco, un'amministrazione che avrebbero potuto fare tutto quello che volevano senza il controllo del consiglio comunale, che è organo di controllo anche e che è deputato proprio a controllare e avvagliare le scelte politiche dell'amministrazione attiva. Senza il consiglio comunale diventa un sistema dispotico, non certo democratico, secondo il mio punto di però vista. Però io la domanda che viene facile da fare, certo, a parte di chi ha assistito e chi vede la cosa, dico, dato che eravate 10 consiglieri all'opposizione e 10 in maggioranza, per cui con questo voto si sarebbe di nuovo bocciato il consiglio comunale. Allora la gente dice, come mai è stato Giovanni Uppa da solo a volersi allontanare? Gli altri 9, secondo te, avevano l'intenzione di fare decadere il Consiglio Comunale, Forza Italia, Grande Sud o quelle di Sgarbi? Questo voglio dire, perché se tu la scelta invece di farlo come primo consigliere che ha parlato, avesse aspettato gli altri, avremmo voluto vedere che cosa dicevano gli altri, se volevano o meno mantenere la poltrona. Ma io anche loro, questo, prego, ho spiegato in consiglio comunale. Ho sempre detto che mi sono sempre molto poco interessato e curato delle come dire, scelte degli altri. Mi sono sempre preoccupato delle mie scelte e della mia coscienza nei confronti della città per ogni scelta che ho. Io ho partecipato alle riunioni dell'opposizione. Dei 10 o almeno quasi 10 consiglieri, perché qualcuno non viene alle riunioni di opposizione e manda dei messaggi, fa sapere la sua posizione per il tramite di altri colleghi consiglieri. Questo non mi pare un sistema e un metodo democratico, certo. Questo proprio come inciso, tanto per dire. Altri invece ritengono di partecipare alle riunioni e dire, lo si fa come dico io, altrimenti non mi piace la scelta. Questo non ritengo un altro sistema molto poco democratico, per cui se questo è l'andazzo, io ritengo che non parteciperò più alle riunioni nemmeno dell'opposizione e continuerò a fare la mia opposizione da solo, tranquillo, come l'ho fatto in consiglio con il mio gruppo, cercando di fare delle proposte all'amministrazione, se le vuole recepire o meno, questo poi se lo vede l'amministrazione. Quindi cercherò di portare la voce dei cittadini, come sempre ho fatto in rappresentanza del gruppo Controvento, al tavolo dell'amministrazione attiva. Se gli altri quella sera probabilmente avrebbero votato no, come poi hanno votato, ma certo, votare no quando già uno se ne è uscito diventa più semplice, ecco. voglio dire, ma presso la verità gliela posso dire, non mi interessa quello che avrebbero fatto gli altri. Io ho fatto una mia scelta che è del tutto autonoma e ripeto in coscienza, cioè, con è stata la città. Nelle riunioni, diciamo, la mia uscita dell'opposizione, no, assolutamente, non è stata concordata. La mia uscita, assolutamente no, anzi la mia uscita è stata proprio una voce fuori dal coro di alcuni componenti dell'opposizione. Non voglio, non posso fare nome e cognome, però devo dire che qualcuno all'interno dell'opposizione, devo dargli merito sul fatto che avrebbero condiviso una mia questa mia scelta di, nell'interesse della città, di evitare lo scioglimento del consiglio comunale. Ma siccome gli altri, giustamente, legittimamente, sono legate anche alle logiche di partito e alle logiche di, dei gruppi di appartenenza della propria posizione politica, chiaramente non possono prendere scelte in alcuni casi così libere, autonome, come invece io mi posso permettere di fare, perché sono solo in consiglio comunale, ma ripeto, sono solo, ma rappresento un gruppo. E la mia scelta di lunedì sera era stata pianificata con tutti i componenti del gruppo Controvento. Io quella sera ho operato in pieno esercizio di mandato del gruppo che rappresento. Bene.